looking out, he's always on the sea. Looking out, here's the view behind the scenes. We're roaming around, staring at the town. Look at comics, always on the round. Looking out, oh yeah, what you gonna say? Radio Impronta Digitale, rocking all the way. Da, 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 da. Bentornati, stavo per partire in clip uccidendo tutti quanti, come mio solito. Allora, bentornati a Luca Nauti qui su Radio Impronta Digitale. E siamo al terzo, al 30.000esimo giorno di fiera, come ormai lo sentiamo sulle nostre spalle, ma ci stiamo divertendo tantissimo. Anche oggi, anche ieri e anche l'altro ieri siamo andati in giro per Luca Comics and Games. Adesso qui siamo qui per raccontarvi un po' delle nostre testimonianze. Ho un ospitone qui che insomma mi sta un attimo ad affiancare. E adesso la saluterò, tra poco avremo una sorpresa che in realtà è già insomma in reagia con le cuffie, si sta godendo la nostra trasmissione come spettatrice ancora per un pochino. E sono qui con Francesco Massetti. Salve, salve a tutti. Autore di fumetti e anche sei stato youtuber sul canale Facce di Nerd. Sì, sul canale YouTube di Matioschi, che saluto. Assieme a tutta l'altra combriccola di YouTube Italia, fondamentalmente storica, come Victor Laszlo, Michele Innocenti, Svet, Nab e chi più ne ha più ne mette, insomma, per parlare di cinema, serie e fumetti. Allora, ogni astronave che si rispetta ha le sue regole per il viaggio e la nostra prima è: mi raccomando, tieni sempre il microfono il più vicino possibile alla bocca. Va benissimo. Certo, noi abbiamo trovato queste meravigliose calzine da mettere sopra il microfono, quindi ogni volta super pulito e puoi farci anche... Confermo, super pulito. Sì. Quindi venite da noi a Radio Impronta Digitale, i microfoni sono super puliti. L'igiene è la prima cosa, voilà. Poi tutto il resto. Voilà. Bella, quindi risalutiamo i ragazzi del canale, insomma. Sì, assolutamente, anche perché ci siamo visti praticamente nemmeno un'ora fa per fare pranzo insieme dopo anni che non ci si vedeva dal vivo, poiché per motivi lavorativi, fumettistici e di vita ho lasciato perdere da un paio d'anni, ma mi sto riorganizzando per parlare dei fumetti su YouTube, anno nuovo praticamente. Bella, quindi noi attendiamo questa nuova avventura, però sono curioso di sapere un po', tu sei proprio andato un po' in giro, hai vissuto la fiera, hai girato un po' i padiglioni, mi dicevi che hai trovato anche un gioco che ti era piaciuto, raccontami un po' le cose un po' fighe che ti sono piaciute e cosa andrai ancora a cercare. Ok, allora diciamo che soprattutto ieri, visto che era una giornata un tantino più tranquilla rispetto a quella di oggi, ho avuto modo di girare, non dico quasi tutti i padiglioni, ma diciamo quelli che più interessavano la mia, diciamo, sfera di competenza. Quindi chiaramente padiglione Napoleone, dove di base ci sono la maggior parte degli autori di punta, sia italiani ma anche e soprattutto stranieri, nella fattispecie negli stand editoriali come appunto la Bau Comics, come la Coconino, come Oblomov chiaramente, e anche quelli relativamente più piccoli tipo la Giunta Editore o insomma quella sfera lì, diciamo, ecco. E una cosa che mi ha colpito molto è il fatto che quest'anno l'organizzazione per il firmacopie è stata o anche per gli sketch per l'appunto molto ben oliata, affinché chiunque effettivamente abbia perso anche un po' più di tempo rispetto alla norma a fare la fila per poter farsi fare un piccolo sketch, ecco, funziona tranquillamente e tutti sono contenti e nessuno si scanna per poter avere anche fosse solo un piccolissimo sketch da esibire o da collezionare, chiaramente. Sì, infatti noi siamo andati stamattina, abbiamo avuto una bellissima esperienza con Lavieri, abbiamo avuto Matt Dixon, Moon, sì. Insomma una bella intervista, la vedremo poi sul nostro canale perché andrà in differita tra i nostri reportage. Chiaramente non potevamo non parlare di Massimiliano Frezzato, perché caspita, loro lo pubblicavano, B
gli autori lo conoscevano, noi che comunque siamo una radio di Torino, tutti quanti di Torino, chiaro. Massimiliano per noi era comunque un riferimento, lo conoscevamo. Io ho avuto la fortuna di conoscerlo di persona e di parlare con lui una decina d'anni fa, poco meno, alla Hack Academy a Jesi, che è stata la mia alma mater, sì. Diciamo. E il modo di approcciarsi al fumetto, ma soprattutto a chi effettivamente iniziava ad intraprendere questo tipo di lavoro, di competenza editoriale, era molto netto, cioè era molto in maniera schietta, nel giro di 30 secondi era talmente pragmatico, talmente centrata come persona, che era l'equivalente ad una saetta. Quindi se tu avevi determinate problematiche a svolgere un certo tipo di matericità sul foglio in maniera digitale o meno, lui riusciva subito a capire qual era il problema, a risolvertelo e soprattutto a passare una buona mezz'ora a spiegartelo. E questa cosa effettivamente ci ha stupito a tutti, perché nel giro di praticamente 3 ore ha risolto problemi a metà della stanza di quelli che c'erano il portfolio con sé. Quindi era una gran persona, cioè almeno per quel poco che ho potuto conoscere e con cui ci ho potuto, insomma, avere un certo tipo di contatto umano. Quando ho saputo la notizia sono rimasto un buon 24 ore scosso, ecco. Sì, noi sconvolti chiaramente anche per il fatto che comunque, ok, lo conoscevamo, poi adesso da un po' di anni non abitava più a Torino, quindi era in campagna, se non erro. Credo, no, forse Montepulciano, adesso non vorrei dire sciocchezze, okay. Quindi però insomma non eravamo così in contatto come molti autori, quindi certo. La cosa è arrivata all'improvviso. Io ho un bellissimo ricordo pazzo, perché nella mia fase in cui alle superiori io andavo a scuola dietro Piazza Vittorio c'è una copisteria molto famosa nel giro di chi a Torino lavora nel mondo della grafica, dell'illustrazione, c'è un po' un punto di riferimento, e noi disegnavamo a matita, inchiostravamo sopra le matite e poi ci facevamo fare le copie laser, sto parlando degli ultimi anni 90, primi anni 2000, in cui la fotocopia laser in bianco e nero, anche pagata un tot, sì, ti faceva sparire le linee del disegno, per cui sembrava, sì, tutto stampato. E andiamo in questa copisteria. Davanti a noi c'è questo tizio di spalle che ha delle tavole a fumetto sul bancone. Noi assolutamente mega fan, custodi del Maser, imprescindibile, lo trovavamo, cioè, alle fiere, blah, blah. E facciamo, cavolo, cazzo, ma questo, perché cavolo sarebbe stato proprio, tipo, facciamo finta che no, abbiamo proprio detto, cazzo, ma questo disegno uguale a Frezzato. Si gira, era lui che faceva fare le scan, perché erano su grande sì, formato, credo 50x70 le tavole di Max, sì. E soprattutto erano dei maledettissimi Lego stratificati di tutto, cioè quello che noi adesso pensiamo a livelli con Photoshop, certo. Lui lo faceva ritagliando, quindi i personaggi erano poi magari ritagliati, gli sfondi, le i balloon, patch, esattamente, messe sopra, certo. Esattamente, anche le correzioni avevano, quindi la cosa bella è che poi erano attaccate, però non sempre erano proprio tutte quante super fisse, magari c'era qualche punto che non era uno di quelli che proprio leccava tantissimo, no, in un momento in cui era in produzione, come dire, sì, forte, andava di flusso, andava, chiaramente, chiaro. E perché sapeva che appoggiando la scan sul vetro sarebbe andava tranquillo, chiaro. E quindi ci siamo messi a chiacchierare, ci ha insegnato un po' di cose. Poi ho avuto un po' più di contatto con Fabio Ruotolo, che è stato forse il suo allievo e partner anche poi nell'evoluzione del Maser, e alcuni trucchi che arrivavano da lui, poi io li ho imparati da Fabio, che tra l'altro saluto un volentieri. Fabio, vediamoci e troviamoci, adesso un po' che non passi ai nostri microfoni, sarebbe figo ritrovarci. E quindi così, insomma, è stata una Luca molto commovente stamattina con l'Avieri, e poi ci siamo trovati a diventare a contatto con degli agenti segreti che abbiamo abbiamo incontrato in platea per la presentazione di Sita del Diana, c'era Matilda De Angelis, insomma, noi sempre si è big lodata. Fan, però avevamo la tentazione, perché comunque noi siamo, cioè io non ho ancora visto la serie nuova, ma avevo visto la prima di Lidia Poetti, solo che perché poi ovviamente girata a Torino
loro hanno fatto orgoglio, chiaro, chiaro. Sì, sì. Tra l'altro grande soddisfazione perché è appena passato Dario Moccia, giusto per restare, il Darion, sì, che guarda di ah, però questi che c'hanno il set, quindi cioè, la facciotta stimabile di Dario Moccia, questa la raccontiamo perché stiamo raccontando quello che succede. E lo salutiamo, ciao Dario, grazie, ciao, per Dario, essere passato e aver buttato uno sguardo. E quindi invece sui giochi qualcosina, hai ancora qualche preda che vorrei andare allora, cercare in questa Lucca? Sui giochi una cosa che io vorrei fare tantissimo ma che vedo da ormai più di 24 ore è impossibile, impraticabile, è HeroQuest, qui di fianco praticamente. E oltre a quello c'è anche il tavolo appunto con Magic, chiaramente l'Orcana, ovvero il gioco della Ravensburger su Disney. Su Disney, esatto, che a me non fa impazzire, devo essere sincero, però c'ha dei disegni nella maggior parte dei casi delle carte che sono fantastici, soprattutto alcuni mashup particolari. Uno fra tutti, quello di cui mi sono innamorato appena c'era la promozione, Topolino tipo vestito da cavaliere, che molto molto carino col mantello, bellissimo. E poi ho provato un gioco che è in demo, che si chiama Altered, ha delle meccaniche molto simili a Magic, la grafica è molto simile a quella di Hearthstone, per chi è avvezzo ai giochi, è molto fruibile, nel senso che non è complicatissimo, però diciamo potevano fare relativamente meglio, potevano asciugarlo ancora di più, però tra le altre cose ho vinto pure una partita dopo più di 10 anni che non vincevo nulla a Lucca durante le demo, quindi mi sono divertito, è stata una buona mezz'ora, dai. Super, e adesso il tuo prossimo itinerario qua a Lucca come sarà? Allora, da qui mi sposterò sempre al padiglione Napoleone, perché o meglio di fianco al padiglione Napoleone, che credo sia quello del Giglio, non ricordo. Sì. O quello della Salda Press, è il sì, Giglio. Sì. Ok. Perché allo stand Salda Press c'è un mio carissimo amico che lavora per la Image ed è uno di quegli amici che tu tutto l'anno ci parli quotidianamente o quasi quotidianamente su Facebook, i vari social, esatto, sì, soprattutto su Discord ultimamente, su WhatsApp chiaramente, e ti ritrovi, cioè sei obbligato moralmente a far presenza. Quindi, insomma, gettando questa meravigliosa hype, chi è? Allora, lui è Luigi Formisano. Lo salutiamo, ciao Luigi. Ciao Luigi. E Luigi Formisano è uno dei, diciamo, nuovi talenti usciti fuori da Casa Bonelli e da Casa Bugs Comics. Sì, che belli caldi Bugs, esatto, devo dire. Da un paio d'anni lavora con la Image Comics. E ha fatto questo fumetto bellissimo che si chiama Knights, insieme a uno sceneggiatore formidabile di cui purtroppo non ricordo il cognome. E lui qui proprio sta sperimentando alla grandissima tutto quello che c'è da sperimentare in un fumetto che parla di paranormale, di amicizia, di adolescenza. E graficamente è qualcosa di... cioè è Luigi al massimo dell'esperienza fumettistica, ecco, conoscendolo, quindi consiglio a tutti. Beh, attualmente sta facendo il firmacopie, quindi benissimo, durerà fino a chiusura dello stand. Quindi fiondatevi se ci state seguendo in streaming e state andando poi a passeggiare da qualche parte qui a Lucca, beh, mi sembra una bella meta. Assolutamente. E allora io ti ringrazio per questa bella grazie chiacchierata, te, perché in realtà anche io e te comunque ci sentiamo e poi non ci vedevamo da un bel po' ormai, sì, da credo prima del Covid, cavolo, sì. Sì, quindi è stato un buon modo per ritrovarci. E intanto restate qui con noi a Lucca Now in diretta da Radio Impronta Digitale, perché tra poco avremo i nostri microfoni. Licia Troisi.